Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo Roberto Carlone. Sì, guarda lì. Buongiorno. E stiamo parlando di creare uno spettacolo che abbiamo deciso venerdì 13 marzo. E facciamo questo spettacolo. Spettacolo cosa consiste? Consiste nel raccontare. Quattro personaggi diversi raccontano la storia di Vivian Maier. Questa fotografa misteriosa, questa fotografa che scappava, questa fotografa che andava sempre altrove, e racconto questa figura attraverso le sue fotografie, entro dentro le fotografie perché c'è una fotografia in cui poi riesco ad entrare dentro la fotografia, sì. Perché per metterla in maniera poetica, quello che dico sempre è per capire le sue foto l'unico sistema è entrare dentro le fotografie, sì, no? Sì. E questo è un po' quella chiave di lettura. Certo. Di tutto lo spettacolo, e poi lo spettacolo racconta anche di questi tempi sbagliati che sono tutta la storia di Vivian Maier, è un tempo sbagliato, certo. Tranne quello fotografico perché le azzeccava in maniera certo. Perfetta, però il tempo proprio, lei non si è mai fatta vedere, non ha mai fatto vedere le fotografie, sono state scoperte 20, 30 anni, 40 anni dopo, e quindi questo è impressionante. E lo spettacolo racconta proprio di questi tempi che grazie a John Maluf, quando ha ritrovato, è il più famoso che ha ritrovato le sue foto, è riuscito un po' a rimettere in asse, in sesto, per cui lei l'ha riportata qui, noi siamo andati un po' più indietro, abbiamo fatto. Ma tu sei andato al paese nativo, sì. In Francia, sì. Per bellissimo. Scoprire, per capire, parlare, sì. Anche ciò coloro che anche conoscevano, giusto? Certo, sì. Sì. E ho incontrato delle persone che stanno purtroppo morendo tutti quanti, sì, perché sono anziane. Sì, la gente, anziani, i suoi certo. Compagni di giochi, ci sono ancora due signore che giocavano, sì. Con lei quando lei è stata nel 50, quando è stata, sì. Quando è stata qua, e qua nel senso di da loro. Certo. E ho parlato con queste persone che hanno raccontato un poco di lei, che era una ragazza molto, molto socievole, al contrario allegra, di quella che si, allegra, divertente, poi sì. Andava sempre in giro in bicicletta, per cui, o col velo Solex, per cui era un personaggio certo. Eccentrico sicuramente, ma certo. Molto aperto e molto diverso da quello che invece gli americani stanno cercando di vendere. Insomma, certo. Come tipo in effetti diverso. Anche questa discrepanza è misteriosa, sì. Cioè, misteriosa, sì. Nel senso... Cioè, viene creata una figura per vendere, non so come sì, dire. Sì, troppo forse. Sì. Sì. Lei in realtà invece era una persona che non riusciva a stare da nessuna parte. Uno dei suoi compagni certo. Di gioco mi diceva che lei non era... Quando era in America era una francese e quando era in Francia era un'americana. Ah. Quindi era sempre anche lì nel posto sbagliato. Certo. Si sentiva come un'immigrata, capito? Quindi non sapeva bene come. Beh, allora come mettersi. Io sono in Italia sono giapponese, sì. Quando sono in Giappone sono sì. Un italiano. No, non lo sono, no. In realtà ho superato anche questo certo. Ostacolo, diciamo, però è vero, chi vive all'estero dove non sei un ospite in realtà. No. Ha questo tipo di diciamo dilemma, sì, questo sì, sì. Un po' comprendo, poi cioè, è comprensibile anche cioè, pensando anche all'epoca in cui lei ha vissuto anche, certo, sì, bene, quindi sarà uno spettacolo che durerà un'oretta? Dura un'ora e sette minuti, un'ora c'è sette... un video che porta, hai già preciso sì, preciso. Molta tecnologia, però sì. Dati in maniera molto... Tu canti, balli anche? No, cantare no, meglio di no, perché sono scappato sì, suoni? Tutti. Suono, racconto, sì. Soprattutto, racconti. Sì. È questa ricerca che abbiamo fatto insieme a Caterina Cavallari, che certo. È stata la co-regista di tutto, sì. Di tutto il lavoro, e quindi... Ma e poi... lei mi ha detto non cantare, nel caso che tu canti. Avremo anche opportunità, possibilità di fare due chiacchiere anche dopo lo spettacolo. Sì. Sì. Perché cioè, a noi ci farebbe anche molto piacere sì. Scoprire chi era veramente. Certo. Perché ad esempio l'ho fatto in Francia, sì. Nel cinema dove lei andava, nel piccolo paesino, quando lei è rimasta quell'anno e mezzo. Quindi tu parli anche francese? Sì, l'ho tradotto tutto in francese, un allora, disastro. Un disastro. E l'ho fatto lì nel cinema, sì. Che è stato veramente un cinema sgangherato, tutto rovinato, sì. Che sta in piedi per miracolo.
e c'era tantissima gente, e alla fine è durata di più il dibattito e la chiacchierata. I francesi si sa che mi piace chiacchierare, è durato di più il dibattito, la chiacchierata con loro, che non lo spettacolo. È stato un'ora e mezza a chiacchierare su di lei, sulla venerdì 13 marzo. 13 marzo ore 7:45. 7:45, sì. Sarà tutto montato, tutto pronto. Bene. Lo spettacolo è poetico, bello, interessante, vale la pena. Roberta, grazie.